Trovati a tutti gli amici telespettatori a tenerci compagnia in questo nuovo collegamento il vice sindaco di Perdifumo, Rosaria Malandrino. Vice sindaco, siamo lieti di darle il benvenuto. Buonasera, vi ringrazio per l'invito. Allora, vice sindaco, ormai la tematica che trattiamo, stiamo trattando nell'ultimo periodo in particolar modo, abbiamo avuto anche modo di farlo con gli altri, insomma, con gli altri inviati, con gli altri ospiti. È inerente insomma alla questione Covid, che ci tiene impegnati, insomma ci tiene occupati da diverso tempo ormai a questa parte. Puoi illustrarmi, insomma, a tutti quanti gli amici da casa, qual è la situazione attuale nel comune di Perdifumo riguardo il numero di contagiati da Covid-19? Allora, attualmente posso dire che la situazione è buona e di questa mattina proprio la notizia è che l'ultimo caso positivo si è negativizzato, quindi Perdifumo ritorna da oggi Covid-free. Questo naturalmente non vuol dire che bisognerà abbassare la guardia, perché noi tutti sappiamo che il virus ancora circola tra di noi e soprattutto che queste nuove varianti lo rendono ancora più insidioso, ma mi sento di dire con, diciamo, con ottimismo che attualmente la situazione è sotto controllo e tranne il caso, l'episodio che purtroppo si è verificato nel mese di novembre, dove in pochissimi giorni la situazione è precipitata, la situazione Covid a Perdifumo è stata quasi sempre sotto controllo. Sindaco, quali iniziative sono state assunte in favore, dei nuclei familiari in situazione di disagio da Covid-19? Allora, limitatamente naturalmente all'autonomia finanziaria e alla dotazione organica che un piccolo comune può vantare, da subito abbiamo sostenuto soprattutto le persone in difficoltà, quindi sicuramente gli anziani, le persone con difficoltà ad uscire, le persone ammalate soprattutto. Quindi subito abbiamo istituito la COC e grazie naturalmente all'aiuto di volontari abbiamo cercato di non far mai mancare i beni di prima necessità alle famiglie che ne avessero necessità. Questo soprattutto nel periodo del primo lockdown, laddove naturalmente le restrizioni erano più rigide e quindi abbiamo sicuramente cercato di veicolare i trasferimenti ministeriali nel più breve tempo possibile, in modo tale che venisse garantito quel minimo di sostentamento alle famiglie che ne avessero bisogno. E poi abbiamo istituito anche una sorta di banco alimentare comunale attraverso naturalmente sia dei soldi del bilancio comunale sia attraverso delle donazioni degli stessi cittadini del comune di Perdifumo, anche non residenti, perché noi abbiamo istituito un IBAN dedicato su cui hanno conferito alcune piccole donazioni anche persone che non erano residenti ma comunque del comune di Perdifumo, e attraverso questi soldi abbiamo acquistato dei beni di prima necessità e li abbiamo poi, grazie, non dimenticherò mai di ringraziare gli operai della comunità montana e soprattutto i tanti volontari che hanno lavorato tutti i giorni, anche i giorni festivi e non solo, anche il giorno di Pasqua, anche il 25 aprile, anche il 1 maggio, abbiamo cercato di garantire a tutti i cittadini quel minimo necessario per vivere. Poi, naturalmente, come amministrazione abbiamo subito, e questo mi riferisco sempre al primo lockdown, cercato di prorogare i termini naturalmente per i pagamenti dei tributi. E poi in ultimo, è giunto adesso proprio da pochi mesi la notizia di un finanziamento di cui è beneficiario il comune di Perdifumo per le attività commerciali, un finanziamento che non era strettamente Covid, non era dedicato al Covid, ma che garantirà alle attività commerciali dei comuni interni delle erogazioni dei piccoli fondi per sostenere le spese di gestione, per sostenere le spese di ammodernamento, per sostenere le spese di innovazione tecnologica. E credo che proprio essere giunti proprio in questo momento sia un beneficio per le attività che hanno molto risentito a causa della chiusura per questa pandemia, naturalmente i disagi che già vi erano, perché essendo attività di piccoli comuni, soprattutto nel periodo invernale, risentono molto dello spopolamento e quindi del resistere in questi periodi per poter poi arrivare all'estate e quando la popolazione aumenta, cercare appunto di
di esercitare le loro attività nel pieno regime. Vice Sindaco, quali sono le attività che stanno maggiormente impegnando l'amministrazione comunale in questo momento? Allora, le attività sono molteplici, anche perché questa pandemia mondiale, che ormai è più di un anno che ci interessa, ha rallentato di molto la macchina amministrativa, ma io mi sento fiduciosa che nel breve tempo e soprattutto in pochi mesi riusciremo a raccogliere e a concludere alcune attività che da tempo stiamo appunto portando abbiamo portato in essere, soprattutto per quanto riguarda, mi riferisco a delle attività che potrebbero cambiare, diciamo, la storia anche del comune di Pertifumo. In primis l'adozione del PUC. Stiamo sollecitando perché vorremmo appunto in pochi mesi adottare finalmente, dopo tanti anni, anche il comune di Pertifumo sarà dotato di un piano regolatorio urbanistico e naturalmente siamo giunti alle battute finali, siamo arrivati al piano definitivo, dobbiamo indire una conferenza di servizi per acquisire nel più breve tempo possibile le autorizzazioni degli enti. Abbiamo già in una prima battuta nel piano preliminare accolto le osservazioni da parte dei cittadini. Adesso per il piano definitivo cercheremo appunto, nei limiti di quello che ci permetterà il Covid, illustrare questo piano di nuovo ai cittadini per poi adottarlo definitivamente. Così come per esempio stiamo sollecitando l'installazione della fibra ottica sul territorio comunale, perché questa pandemia ancora di più ha reso evidente l'esigenza di avere una rete efficiente, quanto più possibile efficiente. Noi tutti sappiamo che quando siamo stati costretti a restare a casa, la cosa essenziale per le persone adulte, lo smart working, e soprattutto per i nostri bambini che ormai è quasi un anno che stanno lavorando da casa in DAD, l'importanza di avere una rete efficiente e soprattutto che abbia una copertura quanto più estesa su tutto il territorio. Poi ancora siamo in trattative con una società per realizzare un progetto, ormai sono un paio di anni, per realizzare un progetto di metanodotto sull'intero territorio comunale, così come in essere ad esempio il taglio del bosco, questo taglio del bosco che ha dovuto vedere prima adottare il PAF, che è il piano di assestamento forestale, e poi dopo tanti anni 16 ettari di terreno finalmente verranno tagliati. In questo modo non solo verrà appunto ridato valore paesaggistico alla zona, ma anche per problemi diciamo idrogeologici, perché l'abbandono delle terre, diciamo che il primo problema è proprio quello dell'assestamento idrogeologico, oltre al fatto che questo può comportare nuove entrate per le casse comunali. Per quest'anno abbiamo stipato infatti il primo taglio quasi 90.000 euro. E poi non sto ad elencare tutti i lavori che adesso sono in corso, ma voglio terminare con un progetto che abbiamo presentato e su cui veramente contiamo molto. È un progetto di quasi 10 milioni di euro che è stato presentato proprio nel bando Smart Grid, che riguarda il finanziamento per le risorse del PON Imprese e Competitività 2014-2021, che riguarda l'efficientamento energetico di tutta la rete elettrica. Questo quindi comporterebbe un'enorme riduzione di spesa per il comune, quindi questo già di per sé questo sarebbe sufficiente, renderebbe tutto il comune autosufficiente per quanto riguarda la gestione elettrica, perché andrebbe ad operare sui punti di consegna dell'energia, e soprattutto prevede l'interramento di tutte la linea elettrica, quindi questo comporterebbe anche un impatto ambientale zero. Quindi su questo veramente è un progetto molto ambizioso e su cui l'amministrazione comunale ha riposto molto fiducia. Vice Sindaco, per concludere, per salutarci, c'è un appello che vuoi lanciare a tutti quanti i telespettatori riguardo a questa situazione con la quale siamo costretti a vivere ormai da tempo? Allora, il mio è un appello di fiducia e quindi positivo, perché
al di là dei vaccini che attualmente hanno avuto su una battuta d'arresto, ma che comunque sono la luce in fondo al tunnel, l'unica speranza per uscire da questa pandemia il più breve tempo possibile. Però dico che questa pandemia ha spinto molte persone a rivalutare anche la tranquillità e la sicurezza dei nostri posti. Quindi questo può essere visto anche da un lato positivo. L'anno scorso abbiamo visto che ricaduta positiva ha avuto il turismo nelle nostre zone, non solo più un turismo di ritorno, cioè dei cittadini che ritornavano nelle terre natie, ma anche il turismo di vicinanza, quelle persone che non hanno potuto effettuare i viaggi così come li effettuavano magari all'estero, ma che hanno incominciato ad apprezzare anche terre più vicine. Questo secondo me può essere un buon auspicio, perché queste persone una volta visitati i nostri luoghi magari potranno anche ritornare per brevi periodi, e non solo, spero, non solo nel periodo estivo, ma essendo un turismo di vicinanza, sperare che possano ritornare anche magari nei fine settimana durante tutto l'anno. Questo potrebbe essere un ottimo rilancio per il territorio, e qui dobbiamo essere bravi noi a saper captare le esigenze naturalmente dei turisti e cercare di far conoscere al meglio le nostre bellezze, che non sono solo quelle storiche, non solo quelle ambientali, quelle culturali, quelle enogastronomiche. Diciamo che noi abbiamo tutti i numeri giusti per poter appunto rilanciare il nostro territorio.